firmatario della mozione il consigliere Viola, e quindi diamo la parola al consigliere Viola per illustrare la mozione numero 51. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Mi spiace non ci sia l'assessore di merito, comunque do lettura almeno della mozione. Recentissimi studi hanno dimostrato come il rischio di aumento della mortalità in ospedale è più alto se gli operatori lavorano troppo ed hanno carichi di lavoro impossibili. La rivista specializzata The Lancet ha appena pubblicato i risultati della più grande indagine europea mai condotta su 42.730 pazienti over 50 di 300 ospedali di 9 paesi europei ricoverati dimessi dopo un intervento di chirurgia generale. Non figura l'Italia e forse se ci fosse stata i risultati sarebbero stati peggiori. Chiaramente lo studio, qui per esigenza di sintesi non l'abbiamo scritto, riguardava come i dipendenti e l'assistenza influisce sul buon esito del corso post-operatorio. Allora, in Italia infatti si stima una carenza di circa 60.000 infermieri, l'età media degli operatori che cresce sempre più è un gravoso blocco del turnover del personale, sono situazioni che avrebbero inciso significativamente sull'indagine europea. La tesi finale dello studio sopracitato dice che il decorso post-operatorio e la vita dei pazienti sono a rischio se nel reparto ci sono pochi infermieri che lavorano troppo. Ogni paziente aggiunto alla quantità media di lavoro di un infermiere può aumentare del 7% la probabilità che i malati non sopravvivano entro 30 giorni dal ricovero, mentre al contrario un aumento del 10% del personale in possesso di laurea è associato a una diminuzione del 7% del rischio di decesso dei pazienti. Anche in Trentino, in pieno periodo di austerità, forte è il richiamo da parte di numerosi operatori del comparto sanità al riguardo di una situazione estremamente problematica all'interno dell'azienda sanitaria. È dei giorni scorsi il comunicato e peraltro le varie comunicazioni del sindacato infermieristico maggiormente rappresentativo del Nursing Up sul il blocco del turnover e le conseguenti misure di spending review hanno causato all'interno dell'azienda sanitaria un progressivo depauperamento delle risorse infermieristiche e dei professionisti sanitari nel comparto in genere, con ricadute negative su clima lavorativo e sociale dei professionisti, oltre che su qualità del servizio erogato. Il livello di qualità assistenziale raggiunto negli ultimi anni viene di fatto garantito con grande fatica e sacrificio a causa dell'aumento del carico di lavoro e spesso il recupero psicofisico dei professionisti non viene adeguatamente garantito in quanto ferie e riposi sono continuamente sospesi dai frequenti richiami in servizio. La carenza di professionisti sanitari rende sempre meno sicure le pratiche assistenziali. Ad un carico di lavoro elevato diminuisce la sorveglianza dei pazienti e aumenta il rischio di eventi avversi. Non solo vi sono professionisti in servizio sempre più stanchi e stressati, ma essendo la componente femminile preponderante tra tali professionisti, nella sola azienda per i servizi sanitari lavorano circa 4.000 donne, la situazione di disagio va a toccare direttamente l'interno dei nuclei familiari. Ciò premesso, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta Provinciale a rivedere il blocco parziale del turnover per i professionisti sanitari in modo tale da garantire servizi adeguati, recuperando nuove risorse in aggiunta ai fondi attualmente previsti e individuando un apposito fondo economico specificatamente dedicato alle sostituzioni del personale assente per maternità e o aspettative a vario titolo. Allora, premetto subito che ieri, in accordo con l'assessore, abbiamo trovato una condivisione di un emendamento. Ringrazio l'assessore, la ringrazio in contumacia, visto che non c'è, della disponibilità e del fatto che effettivamente il problema di cui trattasi è veramente grave. Specifico alcune questioni, evidentemente, cioè oggi. Tanto per essere chiari, il blocco degli stipendi, insomma, nel comparto sanitario, o meglio il blocco della quota destinata agli stipendi del fondo sanitario per l'azienda sanitaria, sta provocando veramente grossissimi problemi. Il fatto di non sforare i famosi 436 milioni per gli stipendi, però con costi aggiuntivi, faccio solo due esempi su tutti, Villa Rosa e Protonterapia, ha comportato una riduzione dei fondi sulle sostituzioni di maternità. Allora, io l'ho già detto anche in commissione quando è venuta in audizione l'assessore Ferrari, è inutile continuare a sbandierare le pari opportunità e poi
non andare nel vivo delle questioni su situazioni oggettivamente di gravità palese, insomma, no? Do un dato su tutti: se nel 2012 la percentuale di sostituzione delle maternità all'interno dell'azienda sanitaria era dell'80%, cioè sostanzialmente venivano sostituite quasi tutte le aspettative, a meno e solamente in alcuni casi non venivano sostituite, ma rispetto al carico di lavoro dello specifico caso considerato, nel 2013 siamo calati al 40%, cioè vuol dire che il 60% delle aspettative non sono state sostituite. Non so se ci rendiamo conto di quanto questo voglia dire. Continuiamo a parlare di denatalità, di politiche per la famiglia, di politiche di conciliazione tra la famiglia e il lavoro, di politiche di pari opportunità, eccetera. Nel grande e sviluppato Trentino, regno del distretto della famiglia, delle pari opportunità, all'avanguardia, come ci ha detto l'assessore Ferrari l'altro giorno in commissione, solamente il 40% delle aspettative per maternità nel settore dell'azienda sanitaria nel 2013, cioè l'anno scorso, dato dell'azienda sanitaria, non è che sto tirando dati tanto per dare, non viene, solamente il 40% viene sostituito. È un dato di una gravità inaudita. Tenete conto, tra l'altro, che da sempre conti fatti, non è che si tratta di fondi aggiuntivi, abbiamo un fondo sanitario che anche con l'assestamento si attesta intorno al 150 milioni di euro, cioè, ecco, tenete conto che stiamo parlando di 2-3 milioni di euro, che per quanto sia una cifra considerevole, all'interno del fondo sanitario una percentuale dello 0, ma dello 0, cioè non è che si tratta di fondi assolutamente importanti. Però se una provincia, come la provincia autonoma di Trento, non riesce a guardare a queste situazioni con la necessaria attenzione, e serva che queste cose una componente dell'opposizione la porti in aula, devo dire che non è un grande segnale di responsabilità, anche se, dico subito, che l'atteggiamento dell'assessore, anche nel riscontrare il fatto che effettivamente il problema c'è e va affrontato, ha denotato se non altro un atteggiamento di disponibilità e quindi di ultima responsabilità. Do ancora alcuni dati, tenete conto che l'epicentro, tra virgolette, del fenomeno è il Santa Chiara, l'ospedale Santa Chiara di Trento, e che all'interno di questa situazione vi sono 400 persone praticamente sempre assenti, giustificate, non è che sto dicendo ci mancherebbe altro, tra maternità, ci sono 300 più o meno aspettative per maternità, più i congedi parentali, più le aspettative di vario titolo, per cui il fatto di questo fondo, di implementare il fondo per le sostituzioni, è di fondamentale importanza. Ecco, per cui, tanto per essere chiari, l'emendamento che abbiamo concordato, che praticamente vado a leggere, sostanzialmente porta al dispositivo di questo tipo: a rivedere il blocco parziale del turnover per i professionisti sanitari in modo tale da garantire i servizi adeguati, previa valutazione con l'azienda provinciale per i servizi sanitari di tutte le situazioni di criticità ed individuando le risorse economiche necessarie a garantire le sostituzioni. Per cui la cosa che evidentemente tengo a sottolineare è che poi vi è la garanzia posta all'interno del dispositivo di trovare le risorse necessarie per far fronte a questa assoluta situazione di gravità che nel 2013, torno a dire, ha portato a una sostituzione pari al 40% complessivo. Grazie consigliere Viola. La parola all'assessore Gilmozzi. Grazie.